Siamo riuniti tutti insieme per adorare il nome del Signore. Siamo riuniti tutti insieme per adorare il nome del Signore. Per adorare il nome del Signor Gesù. Adoriamo, adoriamo Gesù. Qui dimentica te stesso. Concentra la tua mente. Credici. Io ci credo. Dimentica te stesso. Senta la tua mente in Cristo. Qui dimentica te stesso. Concentra la tua mente in Cristo Gesù. Adoriamo, adoriamo Gesù. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Noi siamo qua nel nome di Gesù Cristo, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quando qualcuno vi chiede, ma perché vi fate il segno della croce? Allora, per ricordare, è un segno di ricordanza, che siamo stati battezzati, tu sei stato battezzato, battezzata nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ecco, se c'è qualcosa di male, se non sei stato battezzato, va bene, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, fai bene a non fare il segno della croce. Ma non dico che è obbligatorio, chi lo vuole fare, lo faccia. Noi lo facciamo anche come segno di distinzione, ci distingue dagli altri gruppi, dalle altre famiglie, come dire, perché poi ci dicono, quando prendono uno nuovo, uno appena nato in Cristo, dice siamo uguali, siamo gli stessi. Vieni da noi. Vieni da noi. Noi crediamo che Dio abbia stabilito un ordine e che tutto abbia un senso nelle cose di Dio ed è preciso. Sai quanto mi hanno parlato del Signore? Io c'era una famiglia molto amica della mia famiglia che erano di Toronto, parlavano del Signore. Io gli dicevo a mia mamma, ma io se vengono la devono smettere. Non mi hanno mai. Oggi ringraziano il Signore che sono nato in Cristo e che sono un pastore, dice, è un miracolo. Ma perché Dio conosce il suo piano, Dio sa come noi dobbiamo, qual è l'indirizzo. Poi il Signore ha voluto che io nascessi nella chiesa del pastore Gilberto Perri. Come alcuni di noi, come altri sono nati qua. E quindi Dio stabilisce, è un ordine del cielo, la famiglia, la chiesa, è un ordine di Dio, è un nucleo dove Dio opera e ci forma in Cristo. Noi veniamo edificati, noi cresciamo, dice cresciamo, significa che
Dopo che nasciamo in Cristo abbiamo bisogno poi di quell'alimento, alimenti, per la nostra natura. Quella del corpo la conosciamo, ma abbiamo bisogno dell'alimento per l'anima, per lo spirito. E dice, come si fa? L'alimento per l'anima è la parola. La parola predicata, quello che stiamo ascoltando, è il cibo dell'anima. L'anima nostra, quando ascolta la parola di Dio, si appaga. Un senso di appagamento, di... Sai, quando una ha fame e poi si mangia un bel panino, ah, dice che meraviglia, oppure un bel piatto di spaghetti fumanti, aglio, olio e peperoncino. La parola sazia l'anima, e l'anima che dice come un deserto nei salmi, noi vediamo che le posizioni dell'anima, no? E l'anima è assetata della parola, di che cosa? Della parola di Dio. L'anima mia è assetata della parola di Dio. Il mio corpo ha sete di acqua, ma l'anima mia ha sete della parola. Io ho il bisogno, come ognuno di noi, perché noi siamo nati di nuovo. Sai che significa nati di nuovo? Significa che la natura che è nata è come una creatura che è nata. Quando era nel grembo, la natura ha provveduto, giusto? Bambino nel corpo della mamma non ha bisogno di nulla, o no? Ma quando viene partorito, sì o no? No, questo sto facendo un parallelo. Poi quando nasce ha bisogno, ogni due ore una poppata, poi cambia ogni tre, ogni quattro, poi dal latte si passa, io dico, ricordando i vecchi tempi, ai plasmon, ai biscottini. Poi si passa sempre a un cibo più sostanzioso, giusto? Poi si svezza. Ogni tanto noi, siccome in questa nuova natura, la nostra lotta è contro le forze della malvagità, contro che sono nel mondo. Il mondo è... non è la terra, non è il pianeta terra. Il mondo è un potere spirituale invisibile che circonda tutto quello che è sottoposto a lui. È il principe del potere, il re, quello che regna, quello che ha lo scettro del potere, no? Quando uno, se tu vai in Francia, dice, ti informa, ma chi è qua, chi comanda? Ah, c'è il presidente, una specie di repubblica presidenziale, poi c'è il primo ministro, poi si fanno la guerra presidente e primo ministro, non si sa chi comanda di più. E questa è una valutazione. Nel regno di Dio sappiamo che regna Gesù Cristo. Chi è che regna? C'è un solo trono, fratelli, non è che ce ne sono due, perché qualcuno fa confusione. Satana poi approfitta della confusione per dire no, ma sono due, il padre e il figlio. No, il padre e il figlio sono uno. C'è un solo trono, c'è un solo nome, dice, che vi è dato un solo nome. Io conosco un solo nome, Gesù Cristo. E chi ha il potere, chi regna nel mondo, chi è il re, si chiama Satana, il diavolo. Cioè, tu vuoi sapere nelle cose del mondo chi è che detiene il potere?
Dice, ma è un amico. A mia non è amico, non è un amico mio. Io qua lo dico e non lo nego, qua lo dico e lo confermo, non sono amico del diavolo, sono amico di Gesù Cristo, è nemico del diavolo, perché chi è con Gesù è nemico. Come dire, quando ci sono le battaglie spirituali, tu li vuoi vincere? Tu vuoi vincere la battaglia quando avviene e la senti dentro di te? Vuoi vincere? Ti devi posizionare. Devi prendere una posizione. Non mantenere un piede di qua e un piede di là. Prendi posizione. Io ti dico qual è la posizione che dovresti prendere, che è giusto, che è buono prendere. Ecco, diciamo che è buono prendere, perdonatemi che ho detto dovresti prendere, che come se io vi volessi imporre la mia volontà. Tu sei libera, libero di scegliere chi è il re della tua vita. Lode Gesù Cristo. Se tu non accetti, non credi, dice, crederai in un altro. Dice, se non credete a me, ha detto il Signore Gesù, verrà un altro e ci crederete. Io sono uno che ragiona con la parola. Oggi, da pastore, io prima avevo altri impegni, altri pensieri. La mia vita era presa da altro. Oggi io ragiono sulle cose di Dio. Dio mi ha affidato questo incarico, io cerco. E che cosa significa? Che quando noi camminiamo sulla via della santificazione, tutto quello che è negativo si scrolla, o no? Si scrolla o no? Avvengono queste cose. Lo scrollamento, il vestito negativo che tu l'hai cambiato, avviene nella santificazione. Che tu cambi vestito è buono, non è incoerenza pentirsi davanti a Dio, è un fatto buono, è un fatto molto buono. Io prima avevo un pensiero da giovane che chi si pentiva era uno da classificare, anzi da mettere in un libro nero. Cioè, nella mia vita, no? Avevo un libro nero dentro. Oggi invece è al contrario. Se qualcuno si pente dalla sua via malvagia, per me è da onorare, è da rispettare, non è da infamare, è da rispettare, è da prendere da esempio. Vedi? Dice, quando sarai convertito, ha detto il Signore all'apostolo Pietro, dice, tu quando sarai convertito, la vera conversione significa che cambia tutto, tutti i parametri sono cambiati. Quando i parametri della tua vita non si rispecchieranno più con la tua vita passata, significa che sei veramente convertito. Chi si pente, per me, è un santo. Chi si pente della sua via malvagia, dice, Signore, io ho sbagliato, mi pento, mi ravvedo, voglio fare l'opera tua. Dico, fratelli, così bisogna fare. Il diavolo ha i suoi modelli, ma noi abbiamo il modello perfetto che è Gesù Cristo, ed egli ci ha mostrato che ha dato tutto per noi, e che se noi siamo pronti a riconoscerlo, a pentirci, egli, nella parabola del figlio prodigo, il padre stava alla porta
Il Padre sta alla porta e ci sta aspettando quando noi andiamo a Lui. Non ci chiude la porta è aperta. Cosa disse quel figlio? Disse: Padre, ho sbagliato contro il cielo e contro di te. Figlio mio, padre disse, figlio mio, entra. E il padre gli ridà subito l'anello, lo ha ripristinato nel posto, dice: andate ad ammazzare il vitello ingrassato, quello che era per le occasioni, perché mio figlio che era morto è risorto. Vi ricordate? Lode Gesù Cristo. Il regno di Dio è diverso dal regno del mondo. Io mi ricordo e dico: ma chi era quella? Non mi rispecchio, dico: era un'altra persona. Cambierei pure il mio nome, come Paolo. Lui era Saulo, poi Paolo. Cambierei pure il mio nome, non mi rispecchio più. Ma anche se a livello, come dire, legale non si può fare, forse si potrebbe fare. Cioè, ma è il Signore che cambia il nome. Tu vedi nella Bibbia, Pietro, come si chiamava? Simone. Poi è stato per un tempo Simon Pietro, poi Pietro. Ricordate? Lode Gesù Cristo. Poi il Signore dice a Pietro: quando sarai convertito? Era Pietro, ma ancora devi fare strada. Dice: converti i tuoi fratelli. Quello che io sto facendo a te, tu fallo a loro. Gloria a Gesù Cristo. Lode a Gesù Cristo. Egli vuole avere un rapporto con noi, Gesù. Tu vuoi avere un rapporto con Lui? È l'unico che dà la vita. È l'unico che riempie, che guarisce l'anima. Sai chi ti può guarire l'anima? Sai chi può intervenire nei tuoi bisogni più intimi, reconditi? Non una medicina. Dice: vado dal medico, quello sì che conosce una medicina che nessuno conosce. È il Signore Gesù Cristo, è la parola di Dio. Se creduta, ricevuta, produce vita. Produce potenza, produce salvezza. Sai cosa produce la parola di Dio creduta nel cuore? Io nei momenti più difficili, proprio ho visto come la parola di Dio porta frutto, che la parola di Dio vera pace. Creduta, salva, libera. Gloria a Gesù Cristo. E il Signore cosa dice ai figli? Cosa ci dice a noi? Dice: restate a Gerusalemme, state nella comunione, state nella Chiesa, non intesa come mura, come tempio, ma nel Tempio di Dio. Il Tempio di Dio siamo noi. Chi è il Tempio di Dio? Noi siamo il Tempio di Dio. È l'insieme, noi abbiamo bisogno, fratelli. E lo Spirito Santo in questi ultimi giorni ci sta parlando sulla preghiera. E io quando parlo della preghiera,
sto parlando, cioè lo Spirito Santo ci sta dicendo, quel rapporto intimo, perché tu puoi parlare con Dio se hai fede, se ci credi. Se tu non ci credi, non parli col Signore. Gloria a Gesù Cristo. Certo che tutti preghiamo. Ci sono pure i campionati della preghiera. I campioni della preghiera. Io mi ricordo uno che diceva, io prego giorno e notte. Mi ricordo che ci guardavamo col pastore Gilberto e dice, noi siamo delle emerite scartine, perché dice, queste si asano, si alzano, si inginocchiano, mangiano, perché pure loro sono come noi, mangiano, poi tornano a pregare. E noi, queste donne, noi siamo lode Gesù Cristo. E pastore, quando stai attento alle parole, guarda lo spirito, perché la preghiera, questo rapporto intimo col Signore, quanti di noi hanno ripreso ad avere un rapporto con Dio dopo le ultime predicazioni? Quanti, quanti? C'è qualcuno che ha ripreso a pregare, che... Io prego di più. Ma quella preghiera intima, nel parlare col Signore, dove noi, comunicando al Signore, diamo al Signore i nostri pesi, le nostre sollecitudini, diamo la nostra fede, cioè la nostra fiducia, cioè significa... quel pregare che si entra nella comunione dello Spirito Santo, eh? In quella preghiera dove lo Spirito insieme al nostro Spirito, lo Spirito Santo insieme al nostro Spirito ci attesta che il Signore è Dio. Lode Gesù Cristo. Stiamo parlando di quel rapporto intimo. Quanti sono stati edificati da questo? Quanti? Pure io. Io ho visto che lo Spirito Santo è colui che conosce il bisogno dell'anima nostra, l'intimo dell'anima. Non ci dice il Signore che noi ci dobbiamo fortificare nella grazia? Non dice così la scrittura? Dice siate fortificatevi nella grazia. Non ci dice, dico, lo possiamo pure fare, non è male, dico, però lo Spirito Santo dice fortificatevi nella grazia, che noi vogliamo prenderci la laurea in teologia, è buono, non è una cosa, è una cosa buona, però non è prescritta dal Signore che se non ti prende la laurea in teologia sei fuori, eh? Mi spiego? Lui vuole che noi cresciamo nel rapporto con Lui, nel rapporto col Padre. Lode Gesù Cristo. O no? Nel rapporto col Padre noi abbiamo bisogno di fortificarci nel rapporto col Padre nostro che è nei cieli. Dice fortificatevi nella grazia, cioè
non nella conoscenza, alla grazia, alla fede giunge la conoscenza, certo, bisogna giungere, cioè a tutto quello che noi, dice, poi aggiunge la conoscenza, lo dice, poi aggiunge la conoscenza, ma le fondamenta del nostro rapporto con Dio non è la conoscenza. La conoscenza è dopo. Prima bisogna, in una costruzione, bisogna preparare le fondamenta. In una buona costruzione le fondamenta devono essere salde e stabili, vero? I professionisti lo sanno. Gloria a Gesù Cristo. E là la base è la grazia. Se tu sei forte in Lui, sai che cosa avviene? Che quando l'avversario verrà come una fiumana, quando arriva l'avversario, sapete cosa ho visto per esperienza? Che quando arrivano le prove, arrivano come una fiumana, come quel torrente in piena, e quando arriva il torrente in piena sradica, strappa, distrugge tutto quello che trova. Dice, però se la tua casa è fondata sulla roccia, rimarrà. Se è sulla sabbia, andrà via. Quindi anche voi che siete architetti, edificate sulla roccia, non sulla sabbia, non sulle cose, non sul rapporto, deve essere con Gesù. Fortificatevi nella grazia. Tu senti di ringraziare il Signore perché è morto sulla croce per te? Lo senti? Senti gioia, senti pace. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. E l'opera di Dio è meravigliosa. E quando parliamo delle cose di Dio, le cose della croce, le cose del cielo, si illuminano. Sente pace, sente gioia. Sente l'amore che Dio ci dà. Sento pace, sento gioia. Sento pace, sento gioia, sento l'amore che Dio mi dà. E qui si sente la presenza di Dio. E qui si sente la presenza di Dio. Sento il fuoco dello Spirito Santo. Sento il fuoco dello Spirito Santo. Alleluia. Spirito Santo, grazie. Egli dà pace. Quando Gesù si presenta ai suoi, lui si presenta col regalo. È presente quando tu vai a fare una visita, andiamo a fare una visita, che cosa? Io ho fatto una visita, ho preso la cosa migliore che io avevo, no, quella, ogni tanto, no, qualcuno mi fa qualche visita, è noto chi mi porta le cose buone e chi mi porta le scartine. Io con Peppe siamo andati a fare una visita, la cosa migliore, perché questo è il mio rapporto con Dio, il nostro rapporto con Dio è questo. Lode Gesù Cristo.
Ecco perché l'offerta di Abele parla meglio di quella di Caino. Cioè, il Signore ha guardato l'offerta. Dice, ma Dio è interessato? No, guarda la posizione del cuore, perché in quell'azione c'era la posizione del cuore. Riusciamo a capire questo? Oppure tu pensi che il Signore aveva bisogno di quell'offerta perché si doveva cibare? Era la posizione del cuore, l'onore che stava dando a Dio, l'onore che stava dando a colui che è il padrone di tutto, il creatore di tutto. Uno fece un'offerta, l'altro pure. L'offerta di Abele, ancora oggi, si parla di quell'offerta. Perché? Dice, ma Dio è interessato, eh? La posizione del tuo cuore. Dio guarda il tuo cuore. Quando il Signore si scelse il nuovo re di Israele, guardò al cuore, non al fisico, non alla stazza, non ai muscoli, guardò al cuore, posizione del cuore. Il tuo cuore è per il Signore? Tutto? Interamente? Io ho detto, devo scrivere quei comandamenti su queste mura, così almeno, pure a stare in silenzio, a guardare, mi devo ricordare quello che devo fare. Io un giorno, all'inizio della fede, conoscendo me stesso, adottai una strategia affinché io potessi essere più collegato al Signore, io più collegato a Dio. Mi misi nel parabrezza. Prima gloria a Gesù Cristo, poi un canto, dice così, almeno canto, mi ricordo per cantare. Che se no poi la mia testa, la mia mente naviga. Allora non c'erano gli smartphone, si navigava col pensiero. Ora si naviga con Facebook, Twitter, no, più Facebook, e vanno dove ti porta. E io, conoscendo, dico, devo fregare me stesso, devo vincere me stesso e Gesù. Ogni volta che c'era sole calavo, gloria a Gesù Cristo, e io, gloria a Gesù Cristo, e iniziavo a glorificare. Poi a un certo punto ho detto, ma qua volo, decollo con questa macchina, da solo, perché ero solo. Hai tu adottato qualche strategia affinché la tua vita sia più collegata al Signore? Se vuoi d'aiuto, sono un ottimo stratega. Se vuoi d'aiuto a collegarti al Signore, io faccio impianti, io come a Pino, impianti di collegamento. Finuccio, loda Gesù Cristo. Se vuoi d'aiuto, mi ha fatto molto bene, vi dico, mi ha fatto molto bene. Arrivavo prima al culto la sera, poi la sera io acceleravo, dico, Signore, voglio andare al culto. Io, pur di arrivare pure un minuto, 5 minuti, 10 minuti, io, le mie macchine volavano. Gloria a Gesù Cristo. Ecco perché il pastore vi dice che se tu vuoi puoi anche volare. Se tu vuoi, puoi anche, per il Signore, Dio ti darà le ali.
Dio ti farà essere presente. Se tu gli dici: Signore, ti voglio servire, voglio essere fedele a te, se tu glielo dici con tutto il cuore, tu pensi che ti darà uova di basilisco? Ti dirà no, no, perché poi cresci troppo. Tu pensi che il Signore è invidioso di te, è geloso? O sarà gioioso? Gioioso. Lode Gesù Cristo. Ti riempirà di tutti gli strumenti. Dice, questo è uno che vuole lavorare, vuole portare frutto. Aiutiamolo. Diamogli gli strumenti, diamogli la possibilità e remuneriamo la sua fede. Lode Gesù Cristo. Poi ho visto che il Signore mi dava macchine pure veloci. Lo dico ora, non imitate. Ma io ancora oggi adotto strategie affinché la mia vita sia sempre preservata dal male, dal mondo, dallo spirito del mondo, dallo spirito del presente secolo. Chi mi sta vicino, io non è che spiego le cose, le devono capire. Il mio pastore, io mi ricordo all'inizio, non è che mi spiegò, dice: pastore, ma tu mi devi spiegare, se tu mi spieghi io capirò. Stammi vicino, sai cosa mi disse lui? Tu stammi vicino, poi quello che vedi fare a me fallo tu. Siccome io non è che sono uno che me lo deve ripetere 10 volte una cosa, no. E ho capito. Lode Gesù Cristo. Se tu vuoi, il Signore riempirà la tua vita di ogni bene, ti riempirà di sapienza, di benedizione, risponderà ai bisogni del tuo cuore. Ma prima cura il tuo rapporto con Dio. Amalo con tutto il tuo cuore, diglielo: Signore, io ti voglio amare, ti voglio servire, aiutami, liberami, purificami, aiutami nel lavoro, aiutami nella casa. Vuoi vedere che non ti aiuta? Io penso che ti aiuta, l'ho sempre vista all'opera, sempre, sempre. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Io credo che nel rapporto con Dio, in una comunione, certo che più uno si santifica, più uno cammina. Cioè, la santificazione che cos'è? Che cos'è la santificazione? Non significa che noi siamo, cioè, quello è santo, quello è buono, quello è da buttare. La santificazione è una via, è un percorso, un camminare su questa terra cercando nello spirito di fare le cose che più piacciono a Dio. E di scegliere quando c'è un conflitto di interesse tra le cose, tra l'interesse tuo personale, intimo. Noi il conflitto di interesse lo conosciamo per le questioni politiche, ma quando c'è il conflitto dentro di noi, no? La tensione, avete la tensione? La tensione è come la macchina: tu vuoi andare a una parte, la macchina va a un'altra, e c'è problemi di sterzo, c'è la tensione, c'è un conflitto, perché la carne, c'è la natura del corpo, la natura carnale ti porta su un indirizzo, quello dello spirito ti porta da un altro. E il Signore dice: se tu vinci, io ti darò il regno, ti farò regnare sulle cose che tu vinci,
Tu vuoi regnare? Vuoi avere il potere spirituale sopra le cose, sul peccato, sulla tua vita? Vuoi avere il potere? Vinci. Devi morire a te stesso. Quella parte che più reagisce, che c'è reazione, se tu la crocifiggi, la metti sulla croce, se tu la metti sulla croce, la crocifiggi, dice: Signore, ne voglio fare un pubblico spettacolo con te, io ho questa debolezza. Sai che devi fare? Nella preghiera tu gli devi dire, intima, non nella chiesa, intima, a casa, nella tua preghiera intima, digli: Signore, io ho questo problema che mi affligge. Cioè, fanno un pubblico spettacolo, diglielo al Signore, digli: Signore Gesù, io ho questo problema, ho questa debolezza. Se tu gliela dici, sai che fa il Signore? Perché quando tu lo dici, stai mettendo sulla croce, mi stai facendo un pubblico spettacolo. Dopo 3 giorni risorge in una nuova natura. Gesù è risorto con un nuovo corpo, una nuova natura. Noi in Cristo risorgiamo, siamo risorti con una nuova natura, siamo nati di nuovo. Ed egli lo vuole fare con noi giorno dopo giorno, mentre l'anima nostra crocifigge quelle parti negative della propria vita. Tu puoi vincere e puoi camminare in questa via che porta in cielo, tutti i giorni, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Gloria a Gesù Cristo. Signore Padre, chiudiamo i nostri occhi, perché non ci vogliamo fare toccare dalle circostanze. Signore, noi crediamo in Te, Signore, l'unico vero Dio, Padre. Noi Ti riconosciamo che Sei morto e ancora di più Sei risorto, Padre, per noi. E noi Ti vogliamo chiedere, Signore, tocca Tu le nostre vite, i nostri corpi mortali. Signore, vivifica nel nome di Gesù Cristo. Padre, io Ti voglio pregare, Signore, benedici l'opera, Signore. Benedici tutta la Chiesa, Padre. Benedici il pastore, Padre. Benedici questo ministerio. Benedici gli anziani, i diaconi, tutti i membri, tutte le anime, quelle che sono sulla via della salvazione. Padre, metti la Tua mano, guarisci, libera, sana, fortifica. Nel nome di Gesù Cristo. Nel nome di Gesù Cristo. Noi Ti vogliamo servire, Signore. Vogliamo fare l'opera Tua. Aiutaci, Signore, a fare l'opera Tua, nel nome di Gesù Cristo. Alleluia, alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Chi sente può pregare. Se qualcuno sente, gloria a Gesù Cristo. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Spirito Santo. Signore Gesù, io voglio ringraziare, Signore, benedire per questa parola santa che tu hai celato, Signore. Grazie, Signore, per mio pastore Tony. Benedici, Signore, il suo ministero, fortificato, Signore. Proteggilo, difendilo, custodiscilo tu, Signore Gesù. Continua tu, Padre, abbondante di ogni bene, Signore Gesù. Benedici, Signore, la tua casa, la tua famiglia, ancora gli anziani, i diaconi, tutta la Chiesa, Signore. Grazie per questa parola, Padre. Scrivila nel mio cuore, Signore. Possa farla mia e mettermi in pratica ogni giorno, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Amen.